qualcosa che potrebbe interessarti. L'avresti mai detto? Pensavi che sarebbe successo questo? Tenete d'occhio le scorte che arrivano dagli esclusi. Se vedete dei malati, aiutateli. Ma fatelo rispettando tutte le norme di gioco. Pronti a salvare Auroa? Fox ha ricevuto una registrazione dalla sua fonte. Non ne sono certo, ma forse può aiutarci. Cos'è? Falla partire.
Capisco che vuoi rimpiazzare la squadra RAP, davvero. Ma non è nel migliore interesse della Sentinel separarsi dai suoi uomini migliori. Se vuoi usare le nostre risorse, dovrai migliorare l'accordo approfittando magari dei fondi di Miles. Suggerisco anche di mandare i tuoi nuovi ad addestrarsi un po'. Silverback, Yellowleg, Rosebud. In questo modo la Sentinel guadagnerà del talento e in cambio ti forniremo più candidati per i lupi. Così vinciamo entrambi. Cos'è quest'affare che non fa uscire la gente da Auroa? Il perimetro di droni. Lo chiamiamo Operazione Citadel. Credo che sia stato Walker a chiamarlo così. Qualche punto debole? Il perimetro è composto da diversi settori intrecciati e ciascun settore ha il proprio sciame di droni. Ogni sciame è gestito da un'IA che passa da un terminale locale. Capisco un sistema del genere per la sorveglianza, ma ha abbattuto l'elicottero senza sparare un colpo. Gli sciami sono composti da tanti droni in miniatura che agiscono all'unisono, come uno stormo. Volatili artificiali da guerra? No. Abbiamo creato volatili artificiali per fare come le api, impollinare. Stone e Walker hanno militarizzato lo sciame per delimitare un perimetro di difesa. A chi verrebbe in mente? A chi cerca potere. La Skelltech deve iniziare a pensare più come i suoi clienti. Conoscevi bene Walker? Beh, sistemavamo le cose insieme. Era un consulente militare assunto dopo l'attentato alla Skelltech. Eravamo ancora in lutto per gli amici persi e all'improvviso arriva questo eroe. Era magnetico, carismatico, capisci? Tipo un attore famoso o robe del genere. Già, quell'uomo poteva incantare anche le pulci, ma è cambiato dopo aver lasciato l'unità. Lui non ne ha mai parlato. È top secret. Non è stato piacevole. Immagino siate stati raggirati per far entrare dei mercenari su Auroa. Beh, diciamo, non esattamente. Ci autogoverniamo. Una volta? Ok, sì, ora non più. Avevamo bisogno di sicurezza, non solo come polizia, ma proprio come sicurezza. Questo è quello che alla fine Miles mi fece ammettere. Contro pirati, uomini talpa e cose così. La sicurezza con i droni era limitata, e lo è ancora. Se atterrassero persone non autorizzate, verremmo a saperlo, ma non potremmo farci niente. Gli abusivi non ti spaventano, eh? E lo spionaggio industriale? Di tanto in tanto capita qualche spia. Non dirlo agli azionisti, ma più le nostre scoperte tecnologiche vengono diffuse in giro per il mondo, e meglio sarà. Ero preoccupato per la sicurezza del nostro staff. L'attentato... Non avrei mai immaginato che la medicina sarebbe stata più letale della malattia. La Sentinel ha fatto entrare di nascosto un esercito privato nelle strutture abbandonate dell'esercito statunitense. Stone lo aveva pianificato fin dall'inizio. La mia collega, Yana Puri, che ci ha avuto a che fare, ne saprà di più. Quel Trey Stone non ci facilita le cose. Mi è sempre sembrato molto... ambizioso. Lui e Walker avevano contrasti continui. Walker mi aveva già parlato di Stone, ma mai in toni amichevoli. Non sarà un simpaticone. È inquietante, ma ho dovuto lavorare con persone di tutti i tipi. A volte togliere i coglioni solo perché portano a termine il lavoro.
E lui l'ha fatto? A dire il vero non lo so, si è come isolato. Era un subappaltatore e non potevo controllarlo come facevo con altra gente. Dovevo fidarmi di Walker quando diceva che le cose andavano bene. Fox ti chiama migliore amico. Già, non ci penso mai, ma credo che anche lui sia il mio. In momenti come questo, gli amici veri si contano su una mano. Lo conosci da tanto? Siete amici dall'università? No, qualche anno fa l'ho assunto come consulente. Stava lavorando al problema P contro NP. Non ho idea di cosa tu stia parlando. È un problema matematico, uno dei vari problemi. Ma Fox era così entusiasta per qualsiasi cosa che ho ampliato i suoi compiti lavorativi. Era coinvolto in ogni progetto non militare della Skelltech. È bello averlo intorno. Certamente. Mi spieghi che ruolo ha questa tizia dei video? Ayana Puri? È la mia direttrice finanziaria. Quindi sta solo facendo il suo normale lavoro? Diffonde notizie sull'azienda? Sì, hai visto quella in cui diceva che sono pazzo? Che ho avuto un esaurimento nervoso? Beh, non è una brutta propaganda. Non è così intelligente come crede. Ha sempre avuto strategie tradizionali. Non ha mai avuto una vera visione. Perché tenerla? Sembrava sinceramente preoccupata del benessere dei dipendenti. Ora capisco che lo faceva solo per un secondo fine. Più che intelligente, è furba. Ha praticamente assunto il ruolo di CEO. Ehi, Fox ti ha detto chi potrebbe essere la sua fonte? Non voglio insistere, non credo nemmeno al 100% che ne abbia una, ma se quella fonte finisce nei guai, gli servirà qualcuno che l'aiuti. Non me l'ha detto e non credo che risponderà tranquillamente a una persona armata che vuole saperlo. Non devi dirmelo, l'importante è che lo sappia tu. Non lo so, e non è da lui starsene zitto. Su qualsiasi cosa. Voglio dire, non sai quello che mi ha detto sulla sua ex moglie? Era come ascoltare qualcuno che ti parla di un polpo che mangia una torta al cioccolato. Nessuno dovrebbe ascoltarlo. Se mantiene il segreto, deve essere qualcosa di grosso. Probabile. Ehi, genio. Ti ho sempre considerato un pacifista. Ed è un peccato che tu abbia dovuto iniziare a produrre droni letali. Sono stato un ingenuo, sì. Credo sempre nella parte migliore della gente, sai? E poi esplode una bomba e conosco le persone peggiori nel momento peggiore. Mi hanno convinto. Con il loro «se vuoi la pace, ci vuole il pugno duro». Stone ha persino detto «Dio non ha forse messo gli angeli vendicatori a protezione delle porte del paradiso?» Non aveva senso. Costruiamo un paradiso sulla terra. E non siamo dei. Per questo lo tenevi segreto, il progetto Omega. Perché sai, alcuni potrebbero vederla come una trovata per il pubblico, mantenere l'immagine da pacifista mentre si ricava profitto dalle armi. Il pubblico conta, ma uno non indossa una cintura di sicurezza perché pensa di fare un incidente, no? Sì, prudente. Esatto. L'attentato degli esclusi ti avrà segnato molto. Io... forse lo hai letto. Ho perso mia moglie negli attacchi al World Trade Center dell'11 settembre. Scusa, non lo sapevo. Immagino che avrai avuto le tue ragioni per aver chiamato Stone e la Sentinel. Sai cosa si prova a perdere qualcuno? Sì, lo so. Vieni dilaniato dentro. Hai come una sensazione di fallire, ma è un fallimento infinito. Ti aggrappi a qualunque cosa possibile. E io a cosa posso aggrapparmi? Non lo so. A noi. Abbiamo bisogno di te, Nomad, ma tu hai bisogno di noi allo stesso modo. Ehi, ho sentito parlare del mondo 2.0 e probabilmente questo in cui viviamo ha bisogno di una patch. Ma un'utopia. Davvero. La gente lì fuori, il resto del mondo, crede che la Terra stia morendo. Sono convinti che ci sia carenza. Credono che finiremo l'energia, lo spazio, l'acqua o chissà che altro. E queste idee fanno sì che ogni giorno sia un giorno di crisi. Risolvibile col mondo 2.0? Era più per cambiare quella mentalità. Volevo mostrare al resto del mondo che con l'innovazione, la creatività e un po' di coraggio sarebbe stato semplice vedere l'abbondanza dell'universo. E ora non più. È comunque un universo abbondante, quello non è cambiato. Solo che ho
pensato di poter tenere fuori la gente invidiosa e i codardi. Non c'è modo di evitarli. No, probabilmente nemmeno io sono coraggioso come vorrei. Come hai fatto a comprare Auroa? Non l'ho comprata, è in affitto. Auroa fa parte della Nuova Zelanda, ma gli USA possono usarla per anni. Già, ecco perché c'è la vecchia base navale. Non sarebbe stato più semplice affittare un pezzo di California o qualcosa del genere. Ci sarà sicuramente un bel pezzo di Mojave che nessuno vuole. Sì, all'inizio speravamo di annettere la base navale alle infrastrutture della Guerra Fredda, ma avremmo dovuto rinnovare praticamente tutto. Quando abbiamo visitato Auroa, la sua biodiversità ci ha conquistati. A Good Hope Mountain c'è il ghiaccio, Infinity è circondata da campi, le paludi di Fembog hanno le condizioni estreme perfette per i test dei droni. Ci siamo innamorati di questo posto e il contratto d'affitto è passato dal governo americano a me. E ora sono le tue isole. Nessun governo, solo Skelltek. Beh, l'assenza di regolamento governativo è stato un fattore. Lo credo bene. Molti dipendenti Skelltek sono arrabbiati con te. Gli esclusi. La Sentinel non li ha ancora sistemati? Sono ingenui, ma possono imparare. Fare del bene all'isola. Sono ottusi, timorosi. Se pensano che il mondo li distruggerà, alla fine accadrà proprio questo. Beh, ci servono. Quindi facciamogli cambiare idea. Certa gente non cambia mai, Nomad. Qualcuno lo fa. Dimmi di più su Paola Madera. Da quanto tempo la conosci? Anni. L'ho assunta appena uscita dal dottorato. Anzi, lo stava ancora terminando. Aveva solo 20 anni, ma era intelligentissima. Io sapevo che con lei avrei potuto gettare le basi del programma di droni avanzati della Skelltek. Ma siete amici? Avete avuto una storia o altro? Mi manca qualcosa. Forse avendola assunta così giovane, non ha mai imparato ad adattarsi. Non le piaceva lavorare con Walker e io avrei potuto gestirla diversamente. So che devo parlarle proprio di questo. Non è una risposta. Fa male. Lei era speciale e tra le prime persone a credere nella mia idea. E col senno di poi aveva ragione. Aveva capito chi fosse Walker. Lei era immune al suo carisma e io non l'ho mai ascoltata. Capisco che Maddox non sia particolarmente amichevole, ma perché la odiano tutti? Non odiano tanto lei, è più la paura del destino evolutivo dell'umanità. Wow, parole un po' forti, persino per te. Grace Maddox è a capo della ricerca sul transumanesimo della Skelltek, il progetto Deus. Diciamo che a livello personale non è divertente. Diciamo solo che è un po' presa da se stessa. Vero, ma è molto efficiente. Le avevo dato un budget enorme, ma voleva di più. Gliel'hai dato? A Ayana Puri, la direttrice finanziaria, disse di no. Quindi Maddox tagliò i costi. Invece di perfezionare un computer quantico, sviluppò un computer basato sul DNA che si comportava come un computer quantico. Per cosa vuole usarlo? Ha intenzione di scaricare la sua mente in quel computer. So che sembra folle e incredibile, ma qualcuno lo farà e lei dovrebbe essere la prima. Tutto ok con Paola? Lo spero. La conosco da così tanto tempo, le ho insegnato molto. Sei il suo mentore? Un mentore più di un capo, perfino più di un amico. L'ho guidata per tutta la sua carriera, non voglio che si senta tradita. Adesso lei è qui, è già qualcosa, quantomeno un inizio. Ti sei ripreso dall'attentato? Sì, beh, ho...
dovuto gestire le conseguenze. La prima squadra a ispezionare il luogo. Ricordo ancora le finestre rotte, i vetri, pezzi di vetro ovunque. Continuavo a pensare che avremmo sistemato le finestre e l'ho fatto fare. È diverso da quello che fanno vedere in TV. Lì sono solo giornalisti e sirene. C'è l'odore, così acre che ti brucia le narici. Certo. E gli attentatori non sono stati trovati. Non sapevamo se avrebbero attaccato di nuovo. Sospettavamo degli esclusi, ma ora che comanda... E hai invitato tu la Sentinel qui. Già, è colpa mia. Stammi bene. Sì, ci proverò. Identificato, laggiù. Muovete il gruppo! Capocosta. Siamo al sicuro. In guardia, nemici in zona. Vedo un cattivo. Ho individuato un nemico. Ricevuto, mi muovo. Roger, vado dal bersaglio. Sul bersaglio, quando vuoi. Vedo lo stile. Pronto a sistemare lo stile. Thank you.
metterci in zona. Eccone uno, laggiù. Ecco uno stile. Il sottomarino sta partendo. Chi c'è a bordo? E che ne so? Nessuno di noi. Sarà un carico. Secondo te fa parte del piano? Senti, non ti procuri un sottomarino se non fa parte del tuo piano. Capisci cosa voglio dire? Merda. Mi sa che era... Cos'è tutto questo nervosismo? Stai scappando o vai incontro a qualcuno? Vedi pure finché vuoi. Hai già affrontato quel figlio di puttana di Walker. Qualche settimana fa ha scoperto alcuni di noi a infrangere le regole. Ragazzi, la sapete quella di cappuccetto rosso che va nella foresta? Solo che stavolta ha letto la favola, sì. E si porta dietro una gran bella pistolina. Quindi va dalla nonna. Ma a un certo punto il lupo cattivo l'afferra e le fa: ora ti ho presa e ti scoperò tutta la notte. Sì, che la farà. Ma Cappuccetto tira fuori l'arma, si solleva la gonna e gli fa: non credo. Usa quella bocca grande come nella favola. Caproia! Sull'attenti!
Vi divertite? Lupi! L'elite. Il meglio del meglio. Ma eccovi qui. Ubriachi. A fraternizzare coi civili. Tu che mi dici, pezzo di merda? Hai lasciato la tua arma a quella donna? Stavamo... Volevamo rilassarci, signore. Oh, cazzo. Mi dispiace. Non volevo certo disturbare il vostro momento di relax. E la pistola non è carica, signore. Guarda, guarda. A me sembra proprio carica, invece. Che ne dite? Meritate un posto nei miei lupi? Meritate un posto nel mio campo di battaglia? Bene, vediamo. Vediamo. Forza. Forza. Credevo di essere veloce, ma non avevo mai visto un uomo così rapido. Se non fossi scappato, sarei morto. Ha ucciso tutti gli altri. Ha l'abitudine di uccidere i propri uomini. Ci mantiene su standard molto alti. Ha cambiato casa dopo quell'incidente. Walker ha un'idea molto precisa di come dovrebbe essere un soldato americano. Non è l'unico limite che hai oltrepassato. Qual è il piano di Walker? Troverai le risposte alla base operativa dei lupi. È a sud. Si chiama base Shark. Te lo dico solo perché almeno i miei amici non dovranno darti la caccia. Divertiti a morire. Cosa vuoi?